La seguente testimonianza è tratta dal libro di padre Alessio Parente intitolato Mandami il tuo angelo custode alle pagine 171 e 172. Ecco cosa scrive padre Alessio Parente. Padre, permettetemi di raccontarvi una piccola storia, scrisse un mio amico. Due o tre mesi fa una giovane nostra collega di lavoro mandò uno scapolare da lei poggiato sul guanto di padre Pio a suo fratello, che doveva subire un serio intervento chirurgico. Si temeva infatti che fosse affetto da cancro. L'uomo a quel tempo non conosceva padre Pio, ma portava indosso lo scapolare. L'operazione fu un successo: nessun cancro, grazie a Dio. Ed ora è già tornato al lavoro. Lavora sodo ed anche fino a notte inoltrata. Una notte, infatti, mentre tornava a casa verso le 11 si ruppe la macchina lungo una strada buia molto distante da casa. Tentò anche di fare l'autostop per due ore, ma nessuno si fermò. Cominciò allora a pregare Padre Pio, immergendosi a tal punto nella preghiera da non notare un camion fermarsi davanti a lui. Venne fuori l'autista a chiedergli cosa non andasse e a dare uno sguardo alla macchina, che ripartì immediatamente. Anche se viaggiavano per direzioni opposte e l'uomo abitava molto distante, il camionista insisté per accompagnarlo a casa fino a davanti al portone e senza alcuna ricompensa. Dio benedica Padre Pio per le meraviglie che ancora continua a compiere. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima!